E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi approfondiremo la protagonista di Assassin's Creed Codename Red, ossia Naoe. Prima di cominciare come al solito mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina e soprattutto iscrivetevi alla pagina Instagram dove pubblichiamo elementi di lore della saga di Assassin's Creed e non solo, anche notizie in tempo reale. Detto ciò, direi di cominciare. Naoe, come ben sappiamo, è un personaggio inventato da Ubisoft. Tuttavia, stando ai diversi rumors, lei dovrebbe essere la figlia di un personaggio storico realmente esistito, ossia il celebre ninja Nagato Fujibayashi. In questa parte del video vi racconterò le origini della protagonista, parlando della storia di suo padre. Ma prima di parlare di lui, ci tengo a spendere due parole su coloro che vengono definiti ninja. I ninja, il cui termine corretto da usare per riferirsi a loro è shinobi per i maschi e kunoichi per le femmine, erano spie o mercenari del Giappone feudale. I loro incarichi, infatti, prevedevano il far ricorso a spionaggio, sabotaggio, infiltrazione, assassinio e guerriglia. Essi erano visti dai samurai come nemici, in quanto i loro metodi opportunisti e poco propensi ai codici d'onore andavano in contrasto con il loro codice etico. La figura dello shinobi apparve in Giappone durante il periodo Sengoku, un periodo durato quasi 140 anni che va da metà del XV secolo fino all'inizio del XVII, e si sviluppò soprattutto nel XVI secolo, operando nelle province di Iga, a capo dei quali c'era appunto Nagato Fujibayashi e Koga. Dopo l'unificazione del Giappone sotto lo shogunato, ossia una sorta di corrispettivo del governo feudale europeo, al cui capo c'era un generale di grande prestigio e potere, di Tokugawa, gli shinobi caddero nell'oscurità e col tempo entrarono nel folklore e nelle leggende giapponesi. Fatto questo cappello introduttivo sui ninja, direi che è ora di parlare del capo del clan ninja di Iga. Nagato Fujibayashi visse in Giappone durante il XVI secolo, in pieno periodo Sengoku, e fu a capo del locale clan di ninja. Egli era noto per le sue abilità di spionaggio e sabotaggio, e queste sue qualità fecero sì che lui ed il suo clan venissero assoldati dal potente signore feudale Oda Nobunaga per aiutarlo ad unificare il Giappone. Nagato era noto anche per le sue capacità di decifrare codici segreti e di creare mappe dettagliate dei castelli nemici. Era inoltre anche un esperto di travestimenti e riusciva ad infiltrarsi nei castelli senza essere mai scoperto. Dopo la morte di Oda Nobunaga, lavorò per il signor feudale Toyotomi Hideyoshi. Nell'anno 1600, Nagato giocò un ruolo fondamentale nella battaglia di Sekigahara, in quanto aiutò Tokugawa Ieyasu ad imporsi sulle armate del rivale Ishida Mitsunari. Grazie a quella vittoria, Tokugawa raggiunse un potere inarrivabile per gli altri, e ciò lo portò 3 anni dopo a rivendicare il titolo di Shogun che gli permise, di fatto, l'unificazione del Giappone. Nagato fu tra le altre cose anche un autore di diversi libri sulle tecniche ninjutsu, tra cui Bansen Shukai, considerato uno dei principali trattati sull'arte ninja. La morte di Nagato non viene specificata nelle fonti storiche, tuttavia, sembrerebbe che in Assassin's Creed Codename Red essa avvenga tramite omicidio ed è per questo motivo che la sua figlia Naoe cercherà vendetta. Come detto poco fa, Naoe sarà una dei due protagonisti di Assassin's Creed Codename Red e sarà un personaggio spinto dalla sete di vendetta verso gli assassini del padre. Essendo lei una kunoichi, avremo modo di sfruttare le sue abilità per nasconderci in piena vista, sorprendendo così i nemici. Inoltre, lei fa parte della confraternita degli assassini. Tra le diverse notizie trapelate, avremo modo di sfruttare le zone d'ombra per nasconderci e potremmo addirittura ampliarle spegnendo le fonti luminose, come ad esempio le candele. La nostra protagonista, nel suo armamentario, oltre a disporre della storica lama celata, avrà anche una sorta di rampino che utilizzerà per muoversi più rapidamente, e sembrerebbe anche che avremo la possibilità di utilizzarlo in combattimento. Inoltre, stando sempre alle voci, Naoe, per nascondersi, sarà costretta, in certi ambienti dove l'erba sarà bassa, a strisciare invece di accovacciarsi per non farsi individuare. Come detto nel video di Yasuke, che vi invito ad andare a vedere qualora non l'aveste ancora fatto, ci saranno delle vere e proprie cutscene dei ricordi dei due protagonisti. Come il padre, anche Naoe sarà abile nel travestimento, in quanto secondo i leaks, per intrufolarsi in certe zone sorvegliate da molte guardie, dovrà camuffarsi travestendosi per non essere rilevata. Questa modalità l'abbiamo già vista con Aveline de Grandpré, protagonista di Assassin's Creed 3 Liberation, che a seconda del tipo di missione si travestiva da nobile, da schiava o da assassina. Naoe, essendo una kunoichi, avrà un approccio alle missioni più propenso allo stealth. Infatti, grazie alle abilità ereditate dal padre, molto probabilmente non avrà problemi nel farsi notare come uno dei migliori assassini della confraternita. Sono davvero curioso per quanto riguarda la sua abilità nel vedere al buio, in quanto grazie alla capacità nota come occhio dell'aquila, potrebbe avere una vista in stile visore notturno a raggi X.
Per quanto riguarda i ricordi della protagonista, a me piacerebbe che fossero sullo stile già visto in Chronicles Cina, dove vedevamo dei ricordi di Xiao Jun che si allenava sotto la guida del celebre assassino Ezio Auditore da Firenze. In questo caso, i ricordi che vedremo potrebbero essere quelli di Naoe mentre si allena con suo padre, così da farci apprendere le abilità da sbloccare lungo l'esperienza di gioco e al contempo empatizzare di più sulla morte di Nagato, in modo tale da immergerci completamente nello stato d'animo della protagonista. Naoe, come abbiamo detto in precedenza, perderà il padre e questo la spingerà a cercare i responsabili, che credo si riveleranno essere proprio i Templari. In un momento non specificato della storia, incontrerà il samurai Yasuke. I due inizialmente vedremo che saranno rivali, ma alla fine si alleeranno per combattere contro un nemico comune. Chissà se una volta superate le loro divergenze impareranno l'uno dall'altra e conoscendosi combineranno i diversi stili di combattimento. Sarebbe bello, secondo me, che verso la fine della storia narrata, Yasuke decida di unirsi alla causa dell'assassina, diventando anche lui un membro della confraternita, ritrovando così negli assassini una nuova famiglia. Come detto poco fa, Naoe avrà una sorta di rampino che potrebbe essere lo stesso, se non migliorato, dardo da corda che possiede Xiao Jun in Assassin's Creed Chronicles Cina. Del resto, il ramo della confraternita giapponese è stato fondato da Xiao Hu, un giapponese cresciuto in Cina e addestrato da Xiao Jun. Bene ragazzi, il video termina qui. Noi ci rivediamo con un prossimo video approfondimento su Assassin's Creed Codename Red. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che escono. E detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella! Baby,